Buonasera anche per questa serata di diretta che facciamo su Libri.tv venerdì 6 luglio 2012. E iniziamo appunto con la virgola del direttore e vorrei commentare con voi delle dichiarazioni che oggi, anzi ieri, ho letto su un articolo sulla stampa, un articolo di Mario Calabresi. È un commento, diciamo, un commento alle dichiarazioni di Prandelli, CT della Nazionale. E Calabresi chiosa, passando appunto dagli esiti abbastanza tristi della finale degli europei, facendo diciamo un salto alla crisi un pochino che sta vivendo l'Italia. E appunto Mario Calabresi, tra l'altro, dice: cito testualmente, viviamo di nostalgia del passato, un passato che è spesso idealizzato e totalmente riscritto nella nostra memoria, mentre avremo bisogno di un'operazione radicale che torni a inserire nelle nostre teste il sentimento opposto, la nostalgia del futuro, la fame di futuro. Bene, io trovo queste parole molto condivisibili. L'Italia si trova in una temperie internazionale di crisi e in questa vicenda rischia di non avere gli strumenti per affrontare una prova decisiva. È come trovarsi in qualche modo in un mare, diciamo in tempesta, con una barchetta, mentre altri hanno delle navi. Che cosa manca a quest'Italia per uscire dalla tempesta? Sicuramente, secondo me, manca la capacità di fare propria l'idea che certe condizioni personali del passato non saranno più riproducibili per un po' di anni. Ma questo secondo me è un passaggio obbligato, cioè è una tappa necessaria per lavorare alla prospettiva di un futuro a medio e lungo termine in cui potremo forse anche migliorarle quelle condizioni. Secondo me va compresa la necessità di dover investire su una nuova serie di valori che ci portino a far crescere la consapevolezza di una coscienza civile inserita in una cittadinanza internazionale. Cioè, secondo me, io penso che sia necessario superare il perimetro nazionale, il perimetro ormai obsoleto, che peraltro ha voluto dire per molti anni, per molti decenni, la presenza nel suolo italiano di tante piccole nazioni, dove le condizioni economiche di vita, le condizioni sociali, le condizioni lavorative sono state diverse, purtroppo, va detto, peggiorando al calare della latitudine. E quindi il Moloch della nazione e della subnazione deve cedere il passo, secondo me, alla coscienza civile, in linea con degli standard sociali internazionali o perlomeno europei, quindi degli standard della fruizione dei diritti, dei diritti e del rispetto dei diritti umani e civili in primis, che non possiamo più lasciare inattuati a fare bella presenza sulla carta costituzionale. Anche gli standard sociali della vita dei cittadini non possono più prescindere dalla consapevolezza e dalla percezione di essere parte di una collettività, di essere tutti parte di una collettività organizzata, dove non si può più dare preponderanza all'avere rispetto all'essere. Non si può più, ovvero, secondo me, trascurare anche il lavoro come motore di uno sviluppo sostenibile e anche ragionevole, che pure però, come il resto, deve adeguarsi a delle concezioni moderne, non solo finalizzate al possesso di uno stipendio, ma alla prestazione di un'attività lavorativa in senso più ampio e dinamico. In tutto questo, secondo me, lo sforzo, diciamo, in tutto questo tentativo, in questo sforzo che dovrebbe aiutarci a prevalere sul riflesso quasi, diciamo, inconsapevole della difesa del presente, presente che, mentre lo si nomina, già è passato, è fondamentale anche l'apporto dato, ovviamente, da chi è delegato alla guida di questo paese. E in questo senso, la funzione dell'esempio è una funzione decisiva. Io non esito a dire che è una funzione
di etica civile virtuosa rispetto alla collettività di riferimento. Quindi anche in quest'ambito, quello appunto della politica, è evidente che certi paradigmi dovrebbero cambiare. Cioè non è più sostenibile, non è più possibile, è sostenibile soprattutto, tanto meno utile, una politica appunto come quella italiana che ci ha condotto fino a questi anni, in molte sue estensioni, caratterizzata da comportamenti, atti e riflessi propri di una Versailles, prima della Rivoluzione francese. Anche in tal caso, appunto, esponendomi ad accuse di rottamatore, o tanto per rimanere in tema di Giacobino, mi sento per esempio di indicare uno dei tanti mali, una di tante cose da dover cambiare, come la gerontocrazia. In ogni ambiente della nostra politica, ad una certa età, umanamente, irragionevolmente, anche se non è una regola assoluta, è ovvio, certi contatti e collegamenti col presente si perdono. E se si è in qualche modo incaricati ad un ruolo di guida, di qualunque tipo di guida essa, di qualunque tipo di guida si tratti, o di direzione, la disfatta non è solo personale, ma diventa collettiva. Troppi sono stati gli esempi di fenomeni in cui la nostra politica non ha colto l'importanza e non ha saputo regolare certi fenomeni, ma soltanto riusciva soltanto a subirli. Penso per esempio all'immigrazione, penso alla scarsa attenzione che viene data alla ricerca scientifica. Ma anche per esempio alle moderne, direi in questo paese, avveniristiche tecniche di comunicazione, internet, la larga banda e l'attuazione dei diritti civili. Ovviamente questo non vuol dire che vadano messi in discarica tutti indistintamente al di sopra di una certa età. E comunque, come spesso dico, e ovviamente lo dico perché lo penso e penso che possa essere anche in questo caso pertinente citarlo, la massima attenzione va riservata maggiormente alle idee che alle persone. Anzi, la continuità dell'idea potrebbe essere tutelata con un avvicendamento, se quell'idea è valida, con gambe nuove può camminare meglio. Fermo restando che ci sono delle idee ovviamente che meritano comunque di essere superate. La gerontocrazia in Italia è, penso, figlia di una cultura della responsabilità di tipo patriarcale, inesorabilmente maschilista e anche clericale. Ecco, sarebbe il caso di affacciarsi fuori dalla buca, in qualche modo, in cui siamo per dare uno sguardo in giro. E con questa, appunto, in qualche modo, esortazione, chiudo questo spazio. Di riflessione, ovviamente passo rapidamente alla illustrazione del palinsesto. Dopo la virgola del direttore avremo lo spazio Certi diritti, condotto come di consueto da Riccardo Cristiano, e in cui appunto l'ospite sarà Iuri Guaiana, che è segretario dell'associazione radicale Certi diritti, e sarà appunto una conversazione sull'attività dell'associazione, l'attività in corso. Seguirà alle 21:45 lo spazio live. Curato da Giovanna Devitag, in cui appunto trasmetteremo delle interviste, e saranno appunto il titolo di questo spazio live sarà E se gli animali ci insegnassero la pietà e la giustizia? Ci saranno delle interviste a Marco Maurizi. Alle 22:15 spazio Società Libera, con la dottoressa Maria Perrone e Marco Marchese, che intervisteranno una esponente del movimento Laogai, Maria Vittoria Cattania. Alle 22:45 il consueto spazio curato da Giancarlo Calciolari, a tavola con la cifrematica. Impareremo a conoscere appunto il significato di questa parola e saranno appunto ospite di Giancarlo Calciolari, sarà ospite Fabiola Giancotti. Questo spazio sarà appunto un'intervista a Fabiola Giancotti sul suo libro Per ragioni di salute, San Carlo Borromeo nel quarto centenario della canonizzazione 1610-2010. Alle 23:15 il consueto spazio di chiusura importante intitolato Leggera Euforia, la nostra trasmissione
curata da Claudia Sterzi, che ci proporrà delle notizie e approfondimenti dal panorama antiproibizionista nazionale e internazionale. A questo punto io non posso far altro che rimandarvi appunto alle trasmissioni che seguiranno, ricordando che Liberi.tv è un'associazione che si sostiene da sola e che quindi è possibile, nonché gradito, che vi iscriviate. E che facciate scrivere anche tutti quanti i dati stanno sul nostro sito, è abbastanza semplice poterlo fare. Ringrazio per la regia che verrà curata da Donato Volpicella e vi auguro buona visione dei programmi. Grazie ancora.